In molti mi chiedono cosa devo fare se il mio cane si distrae nel bosco. Ecco, questo video ci può dare un primo consiglio su come poter intervenire. La sensibilità d'ascolto del cane. Intervenire su un cane distratto per ottenere come obiettivo finale un cane concentrato su di noi, sul proprio conduttore e sulle nostre richieste. Bentornati su Truffle for Dummies, sulla cerchia del tartufo per novellini. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella delle notifiche per non perdere nessun altro dei nostri prossimi video. Secondo appuntamento con sorpresa con Alessandro Coppola. Vi lascio qua in descrizione l'intervista che abbiamo fatto ad Alessandro, dove lui racconta in linea generale quali sono i suoi principi di educazione cinofila. E anche vi lascio qui ora la prima lezione che abbiamo fatto con Tabuya, dove andavamo a prendere in analisi i sensi della vista e dell'olfatto del cane con alcuni esercizi molto interessanti. Oggi siamo tornati io e Tabuya a trovare Alessandro per fare una lezione sulla sensibilità d'ascolto del cane. Cos'è la sensibilità d'ascolto del cane? Ce lo racconterà prima Alessandro in una piccola intervista e poi proveremo a fare un esercizio. Proveremo perché c'è una sorpresa. Allora, mi interessa parlare della sensibilità d'ascolto, perché è un aspetto del cane spesso molto trascurato. Molto spesso conosciamo, per giungere all'addestramento del cane, altre piste che sono la pista olfattiva, per cui legata all'istinto di mantenimento, oppure la pista visiva, quindi legata all'istinto di predazione. Allenare queste piste mentali. E tenendo conto che il cane è un individuo molto reattivo e che utilizza una sola pista mentale alla volta, allenare queste piste mentali, quella del predatorio e quella del mantenimento, Il può nostro canale essere. si chiama Truffle for Dummies, quindi non sono tutti avvezzi ai lavori. Cosa intendi per istinto di mantenimento? L'istinto di mantenimento è quel gusto speciale che il cane ha nel ricevere il cibo, e quindi. L'attrazione che il cane ha verso il bocconcino è data dalla sua fame atavica, mangerebbe sempre, quindi noi ci presentiamo con un bocconcino più o meno odoroso e comunque è molto probabile che si trovi, se non ci sono problemi di inappetenza, che si trovi un cane soddisfatto di riceverlo, ben contento di riceverlo. L'istinto predatorio invece è quello che porta il cane a rincorrere una preda in movimento o una L'istinto di pista di predatorio. una preda. Esatto, l'istinto predatorio è legato quindi ad una peculiare attrattiva che l'occhio del cane ha verso gli oggetti in movimento e che quindi accendono il predatorio del cane. O piste che ricordano oggetti in movimento. Dischi lanciati, palline No, sto lanciate, parlando ad esempio della sì. pista di un il cane che non segue una cosa in movimento, ma incontra la pista di un cinghiale, quindi di qualcosa in movimento. Il cane non ha direttamente sott'occhio un Non oggetto in lo chiamo movimento, ma è. predatorio in quel caso, no, non lo chiamiamo predatorio. L'interesse olfattivo che il cane ha verso la pista non riguarda e non si chiama istinto predatorio. E questo come si lega alla sensibilità all'ascolto? Se io alleno la reattività del cane alle piste mentali legate al predatorio o al mantenimento, per cui quelle olfattive e quelle visive, avrò un cane che a livello di performance effettivamente ha imparato a rispondere velocemente a quegli stimoli e ho proprio l'impressione che sappia fare quella cosa con velocità, con prontezza e ho una certa soddisfazione. Ma quella pista mentale è stata allenata e sarà attiva anche quando a offrire lo stimolo è altro fuori di noi, fuori dal binomio. Così se ho allenato il predatorio e poi ci sono dei bambini che giocano a palla, ecco che la reattività che io ho fortemente allenato per ottenere il seduto, a questo punto invece diventerà uno svantaggio perché il cane sarà attratto verso i bambini che giocano a palla e non risponderà più perché io non ho allenato la sensibilità d'ascolto, ho allenato l'istinto predatorio. Quindi ho avuto l'impressione di ricevere una performance alla mia richiesta, che era una richiesta indotta dallo stimolo, non dalla richiesta in sé vocale. E quindi quando lo stimolo è via da me, il cane reagisce allo stimolo, nonostante la mia richiesta di fermarsi. Quindi sostanzialmente allenare la sensibilità di ascolto di un cane
significa poter andare ad interrompere altre piste mentali su cui il cane è distratto nel momento oppure semplicemente sta lavorando. Significa controllarlo davvero, quando, perché mentre altri stimoli possono arrivare anche non da me, invece il piacere che possiamo provare io e lui nel dialogo è esclusivo, riguarda solo noi. Quindi se evito di allenare istinti e piste mentali che rischiano di essere anche altrove e invece punto l'educazione sullo sviluppo della sensibilità d'ascolto, avrò davvero controllo sul cane. Quindi sviluppare la sensibilità all'ascolto significa in qualsiasi situazione sostanzialmente essere il primo centro di interesse per il cane. E questo, Alessandro, lo ricordiamo, non è un educatore cinofilo, ma non è un tartufaglio. Io provo sempre un po' a portare il discorso. Può essere molto utile per tutte quelle persone invece che hanno problemi magari col cane che si dicono si distrae nel bosco, segue la pista, il Certamente. capriolo. Quindi lavorare sulla sensibilità d'ascolto può aiutarci a risolvere o comunque a migliorare questa problematica all'interno della relazione con il proprio cane. Tutte le difficoltà, tutti gli incidenti che il cane può manifestare nella vita o nel lavoro possono essere risolti con lo sviluppo della sensibilità d'ascolto, certamente. Non può essere fatto se non in un modo piacevole. Quindi non esiste un modo coercitivo di allenare la sensibilità d'ascolto e la sensibilità d'ascolto risulterà allenata solo positivamente. Perfetto, adesso allora andiamo nella pratica con Alessandro Coppola a vedere come sviluppare la sensibilità d'ascolto nel cane. Come si allena la sensibilità di ascolto? Si allena in questo modo. Appoggio gli occhi sul cane, in uno spazio che può essere un parco, che può essere una campagna, e lascio che manifesti i suoi interessi, per cui metterà il naso per terra alla ricerca di informazioni. E non avrò pretesa di chiamarlo quando è operante un altro impulso. Non avrò pretesa di avere la sua attenzione quando ha il naso per terra. Non avrò pretesa di avere la sua attenzione se sta inseguendo una farfalla. Ma ad un certo punto invece dovrò avere la pazienza di stare con gli occhi sul cane e ad un certo punto vedere quando stacca l'attenzione dalla sua pista mentale ed esattamente in quel momento far vibrare il richiamo. Quindi, quando sarò stato così attento, avrò la tempestività, la puntualità di rivolgermi al cane, quando non ci sono attivi altre distrazioni, ci sarà un piacere di rivolgersi verso di me, di venirmi incontro e anche io potrò accoglierlo con soddisfazione. Tanto più saprò allenare questa puntualità, per cui non è non entrare in conflitto con altri interessi, ma aspettare di avere. Di trovare, di individuare il momento adatto e quindi intervenire, fare breccia nella sua mente nel momento giusto, tanto più ci sarà proprio il piacere di girarsi e rispondere. Questo piacere potrà essere allenato tanto che ad un certo punto le porte dell'ascolto saranno più disponibili a ricevere le mie indicazioni, tanto disponibili da mostrarsi aperte anche quando invece ci sono attivi altri sensi rivolti ad altri interessi. Quindi se io mi alleno a richiamare il cane quando non sono in competizione con altri interessi, l'allenamento, la piacevolezza dell'incontro e dell'accordo, dell'armonia, sarà tale da predisporre il cane, ben disporre il cane nei miei confronti e fargli mantenere questo ascolto, questa possibilità aperta anche quando ci sono stimoli che lui considera importanti e che sarebbero un'attrattiva. E invece devo diventare io l'attrattiva, devo diventare il gusto superiore del cane. Quindi un esercizio propedeutico a richiamare il cane nel momento in cui è distratto Ad avere un reale sostanzialmente. controllo. Allora il cane è attratto come noi da diversi gusti e così possiamo pensare di svolgere un'educazione attraverso i gusti del cane,
Oppure possiamo pensare di conquistare il cane diventando il suo gusto superiore. Ecco, qui interviene la sorpresa. Alessandro ci ha appena spiegato come si dovrebbe svolgere l'esercizio, ovvero prendo il mio cane e nel momento in cui vedo che il cane inizia a distrarsi, lo vado a richiamare al momento giusto. Abbiamo provato a fare questo esercizio sia con Tabuia che con i suoi border e non siamo purtroppo riusciti a farvi vedere l'esercizio. Spero che la spiegazione comunque sia stata esaustiva. Non siamo riusciti a farvi vedere l'esercizio perché sia i cani di Alessandro, che ho piacevolmente scoperto, anche Tabuia, hanno un livello d'attenzione nei confronti del proprio conduttore molto alto, quindi sono cani che sostanzialmente hanno già introiettato questo principio ed è difficile trovare il momento in cui si distraggono completamente e ignorino il proprio conduttore. Sicuramente ci sono dei momenti in cui vanno su delle piste specifiche, ma regolarmente prestano attenzione al proprio conduttore e quindi anche segnali che inevitabilmente gli vengono dati. Quindi sono cani che, anche se non vengono richiamati, ritornano e sostanzialmente ci sarebbe servito un cane un pochino più maleducato. Adesso vediamo i tentativi con Tabuia. Quelli coi border non ve li faccio neanche vedere perché non siamo neanche partiti proprio. Adesso Tabuia. È attratta un po' dal gioco con i suoi amici, un po' da degli odori che ha sentito nel prato. Ma è troppo attenta questa ragazza. Se ne va e sembra non darci attenzione. Per cui staremo con lo sguardo attento appena alza la testa. Porca miseria. Con lo zaino. Così non vale. Volevamo chiudere questo video facendovi vedere i cani di Alessandro, svolgere un esercizio che non è, appunto come dicevo prima, non si è riusciti a farlo, il work in progress, ma che è il risultato, ovvero cosa significa avere dei cani che hanno un livello di ascolto molto alto. Quindi qui il video con Alessandro e i suoi border, un po' dimostrativo del risultato che si può raggiungere con i propri cani. E Rade, stai ferma! A tutti è stato chiesto di stare fermi e io li chiamerò uno alla volta, così ognuno riconosce il proprio richiamo. E già questa è una piccola dimostrazione, un po' di obbedienza, un po' di ascolto. Seva, Seva, vieni. Ferma. Ferma. Rade, vieni, ferma. Sat, vieni. E fermo. Bravi. Fermi. Mi allontano. Seva, vieni. E ferma. Rade. Ferma. Rade, ferma. Sat, vieni. Dai, Sat! E fermo! Ok. Qui da me. Bravissimo. Qui vicino, qui da me. E fermi. Rade! Ferma! Seva! Ferma! Sat! Fermo! Bravissimi! Qui da me! Ok, andata! Via! Bene, ringraziamo Alessandro Coppola, educatore cinofilo presso Casa Vaicunta per questo pomeriggio che abbiamo passato insieme e per la possibilità che ci ha dato di fare un altro video, ne usciranno degli altri. Se siete interessati a restare aggiornati con i prossimi video di
tra Folford Dummies, Tabuia, il Lago Tormagnolo e Alessandro Coppola. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella così da restare sempre aggiornati. E se il video vi è piaciuto e l'avete trovato utile, lasciate un like qui sotto. Grazie e a presto con Truffle for Dummies.